Ciao a tutti cari amici di Uno Sguardo al Passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana ed oggi vi parlerò di un aneddoto riguardante niente meno che la prima messa in scena dell'opera Carmen di Bizet e di come l'interprete principale fece fare e rifare la prima aria, Abanera, al povero Bizet. No, non era pazza, ma diciamo estremamente esigente. Dunque scopriamo assieme qualcosa di più su questa vicenda, ma prima sigla! Quando Bizet dovette mettere in scena la prima assoluta della sua opera Carmen, si ritrovò nella difficile condizione di dover scegliere un'adeguata interprete proprio nel ruolo del titolo. Doveva essere ovviamente una cantante bravissima, in grado di cantare il ruolo in modo davvero splendido, ma doveva anche essere un'eccellente interprete. Insomma, questa cantante doveva sapersi muovere in scena come una vera gitana. Il problema è che la novella Carmen di Mérimée, da cui l'opera era stata tratta, era ben nota nell'ambiente francese e non proprio con una buona fama, soprattutto a causa dei toni forti e tragici e diciamo alquanto scandalosi. La prima scelta pare fosse Zulma Buffard, ma ci sono versioni ovviamente discordanti, perché pare che in realtà Bizet non fosse d'accordo su questa scelta o che il proprio non l'abbia nemmeno mai considerata. Zulma Buffard era una cantante conosciuta come interprete di Offenbach, quindi un interprete principalmente di operette. E lei, sempre che sia vero appunto che sia stata chiamata, in ogni caso rifiutò. La motivazione? Pare che la cantante conoscesse la novella da cui l'opera era stata tratta e non desiderasse assolutamente cimentarsi in un ruolo scabroso. La seconda scelta, ma la prima in realtà di Bizet, ricadde su Marie Rose, un altro famoso soprano, ed anch'essa rifiutò il ruolo perché non si sentiva adatta, o meglio, non voleva affatto interpretare un ruolo scandaloso, così scandaloso. Il direttore dell'Opéra Comique propose allora Célestine Galli-Marié, mezzo soprano, l'unica in realtà tra le cantanti chiamate che confessò di non conoscere affatto l'opera originale di Mérimée. Lei ascoltò Bizet eseguire l'opera, sicuramente al pianoforte, e le piacque e dunque accettò. Era il 1873 e Célestine era una cantante in carriera già da diversi anni ed inoltre, una piccola curiosità, era la figlia del famoso tenore Félix Misson-Marié de Lille, niente meno che il primo interprete di Tonio nell'opera di Donizetti La fille du régiment. Quindi il primo tenore ad eseguire la famosa aria A mes amis, quella con i 9 do. Tornando a Célestine, dunque figlia d'arte e cantante esperta e stimata, non solo lei accettò il ruolo, ma si trovò da subito particolarmente coinvolta in quella parte. A differenza di tutte le artiste che prima l'avevano appunto preceduta, lei ne amava proprio i toni forti, quelli veri, quelli sensuali, ed iniziò così ad essere letteralmente un'alleata di Bizet per la messa in scena dell'opera. Lei era una grande professionista, sia vocalmente che sulla scena, non si risparmiava mai ed inoltre difese il libretto musicato da Bizet anche quando veniva accusato dagli stessi addetti ai lavori, perché veniva reputato troppo inopportuno, insomma, per essere messo in scena. E per addetti ai lavori parlo niente meno che di Camille Dulocle, ovvero il direttore dell'Opéra Comique, dove l'opera appunto sarebbe andata in scena, e che fu lui stesso in realtà a suggerire Célestine quale interprete di Carmen. Oltretutto Célestine era ovviamente, come ogni cantante, molto interessata alle arie che Bizet aveva scritto per lei, ed in particolar modo alla prima aria, quella che avrebbe potuto segnare appunto per prima il suo successo sulla scena, e stiamo parlando dunque di Abanera. Bizet era alle prese in realtà con mille problemi per questa prima messa in scena dell'opera. Problemi con il coro, agitazioni in orchestra, Dulocle che non voleva quest'opera, il libretto considerato troppo scabroso, insomma tutto quel che concerne una prima messa in scena in realtà molto discussa.
A tutto questo si aggiunse purtroppo per Bizet anche Célestine. Célestine infatti rifiutò la prima versione di Habanera. Per lei era inaccettabile entrare con quell'aria. Bizet in realtà era d'accordo. I versi del libretto erano troppo manierati, troppo poco ispirati rispetto a tutto il resto. Così Bizet iniziò a proporre e riproporre diverse versioni con diversi rifacimenti di quest'aria e Célestine sembrava non esserne mai soddisfatta. Insomma, Bizet riscrisse Habanera ben 13 volte prima di riuscire ad accontentare la cantante, cioè 13 volte. È da dirsi che loro lavorarono assieme su questa stesura, in modo proprio da riuscire a creare il capolavoro che oggi conosciamo. Desideravano entrambi un'aria che rispecchiasse il più possibile l'anima gitana di Carmen e per questo si ispirarono alla melodia di un cabaret in stile cubano del compositore ispanico Sebastián Iradier. Deciso qual era lo schema dunque ritmico da seguire, inviarono questa struttura dell'aria ad uno dei due librettisti, Ludovic Halévy. Era, diciamo, uno schema che indicava la quantità di sillabe necessarie. Sicuramente dunque presentarono al povero librettista un lavoro non molto facile. Lui tuttavia accettò ed inviò così i nuovi versi che Bizet e il mezzosoprano utilizzarono, in realtà rielaborarono, affinché esprimessero perfettamente appunto quest'animo spagnolo gitano di Carmen e aderissero inoltre perfettamente alla musica. E la scelta di aderire a questo stile appunto ispanico-cubano fu una scelta semplicemente perfetta. Questo ritmo dona infatti all'aria un vero senso di ambientazione storico-geografica, cioè sa di Spagna, sa di gitano, sa di Siviglia. Bizet in quell'aria ci dona una donna sensuale, vivace, cosciente della schiera di uomini che farebbero di tutto per averla. E lei canta con loro come una cantante di cabaret, senza sentimenti rivolti a quegli uomini. Anzi, se ne burla sfacciatamente, ma allo stesso tempo nel suo pieno potere di donna ammaliante, sensuale, che l'intrattiene così per il puro gusto di farlo. Tutti sono uniti a lei da quelle linee melodiche ammalianti e lei ne è la regina, guidandoli. Carmen in quest'aria inneggia alla promiscuità, o forse più semplicemente alla libertà di scelta di cui lei gode. Oltretutto, il ritmo così latino invita la danza e dunque permette all'interprete di vivere con tutto il corpo alla danza sensuale di Carmen, un'espressione vocale e fisica del suo potere. Oltretutto, il gioco cromatico utilizzato da Bizet per quest'aria è un gioco che stuzzica, schernisce ed infine seduce fin dalle prime note del canto. La voce è come se scivolasse tra le note, come il corpo sinuoso di Carmen. Lei diviene così sensuale, provocatoria e tuttavia enigmatica, avvolta da quel fascino che ogni uomo vorrebbe svelare e ogni donna credo possedere. Insomma, Carmen, qual è la femme fatale per eccellenza? La prima, come sappiamo, fu accolta purtroppo alquanto male, un soggetto troppo provocatorio per l'epoca e soprattutto tutti partivano già assolutamente prevenuti, conoscendo appunto la famosa novella da cui l'opera era tratta. Una gitana uccisa dall'amante in mezzo ai zingari, sigaraie, ladri, proprio all'Opéra Comique, cioè quel luogo dove si recano molte rispettabili famiglie. Tuttavia, Habanera fu tra le parti più applaudite dell'opera. Nell'insuccesso generale, Habanera piacque molto, tranne che ad alcuni critici che l'attaccarono proprio perché considerarono la cantante troppo nella parte, cioè troppo sensuale, troppo trasgressiva, troppo realistica. Cioè, immaginatevi se questi critici vedessero una Carmen odierna. Shock. Vabbè.
i tempi diciamo che erano diversi, non erano ancora maturi. Alcuni la definirono un'artista distinta che si rifiutava di temperare le sue passioni. Diciamo che a quanto pare la cantante aveva avuto modo di approfondire non solo l'opera di Bizet, ma anche la versione letteraria da cui proveniva, al punto da farla propria, e i più attenti e preparati riconobbero infatti addirittura nei movimenti scenici, quelli proprio descritti nell'opera di Mérimée, gli stessi movimenti scenici eseguiti dalla cantante. Tuttavia, qualche critico un po' più lungimirante ci fu. Pochi, ma in realtà uno in particolare scrisse: una giovane donna che in virtù dell'eleganza e dell'intrigo avrebbe potuto convincere i pesci nello stagno a divertirsi con lei sull'erba. La partitura autografa dell'inizio prove e quella pubblicata poi infine da Showdance presentano delle differenze proprio enormi, ma tali da farci comprendere quanto Bizet dovette rimaneggiare tutta l'opera nel corso della prima messa in scena. Oltretutto pare che, a forza di stare a fianco fra i due, cioè fra Bizet e Célestine, insomma pare che fosse sorto del tenero, che avessero in realtà proprio una relazione, o almeno così credevano e sostenevano fermamente tutti i partecipanti a quella produzione. In realtà ovviamente non sappiamo se fu veramente così, ma sappiamo che all'epoca la cantante era vedova, aveva però una relazione con il compositore Émile Palladio e Bizet era in piena crisi matrimoniale. Probabilmente queste voci erano nate anche dal fatto che Célestine nutriva per Bizet un'ammirazione proprio fortissima. Gli era devota, devota e leale, tanto da difenderlo continuamente. Cioè lei credeva davvero in lui, fu la più fervida sostenitrice di Bizet. E forse se oggi ascoltiamo una Carmen così forte, passionale e vera, in realtà lo dobbiamo proprio a lei. A tutte le volte che lei si mise in prima posizione proprio in difesa di Bizet e dell'opera, anche contro il direttore del teatro stesso. Scrisse la biografa di Bizet Mina Curtis: durante le difficili prove di Carmen non fu la moglie del compositore a sostenerlo né come uomo né come artista, fu Gallimarié, la donna del teatro, a diventare l'incarnazione della sua creazione con i suoi doni, la sua fede nel suo talento, la sua feroce lealtà alla sua concezione dell'interpretazione del suo ruolo e la sua disponibilità a fare sacrifici per questo piuttosto che scendere a compromessi. Dunque, quando ascoltiamo una delle più famose arie d'opera mai scritte, d'ora in poi penseremo a questi due grandi artisti fianco a fianco a creare con amore ed edizione in realtà non solo Abanera ma tutto il ruolo di Carmen, una delle più belle opere della storia della lirica e tra l'altro una delle opere più eseguite al mondo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se così ricordatevi di farmelo sapere lasciando un like o un commento. Io vi leggo sempre. Vi ringrazio per essere stati fin qui con me e vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!